I problemi della sanità crotonese sono tanti, non solo l'emigrazione sanitaria, ma anche l'emorragia di medici, come stanno titolando i giornali in questi giorni. Il commissario dell'ASP di Crotone, Antonio Brambilla, aveva commentato questa fuga di medici come vincita di concorsi in altre aziende ospedaliere. Ma il Partito Democratico di Crotone, giovedì mattina, ha visitato alcuni reparti dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, interloquendo con il direttore sanitario. Diverse le criticità emerse, ci ha detto il deputato Nico Stumpo, nella sede provinciale del PD di Crotone. Senta, io direi così, ieri il commissario dell'ASP di Crotone ha specificato che i medici non sono andati via, non sono scappati via, ma semplicemente hanno vinto il concorso altrove, ovvero a Catanzaro. Lei cosa risponde, lei cosa ci dice? Guardi, è la stessa cosa che ci è stata riferita ora nell'incontro che abbiamo avuto con la dirigenza dell'ASP di Crotone. A me sembra evidente una cosa, c'è un problema su come la regione ha fatto i concorsi, perché non è stato bandito un concorso anche per lasciare in tutti gli ospedali i posti necessari, ma è stato fatto un concorso che aveva una capacità attrattiva verso i poli universitari, ed è successo semplicemente che se sbagli a fare il concorso poi ne paghi le conseguenze. Almeno i due che dal reparto di cardiologia dell'ospedale di Crotone sono ritornati a cardiologia a Catanzaro all'ospedale, hanno di fatto rifatto un ritorno a casa. Io penso che però il problema sia nella gestione, nel come si fanno questi concorsi. C'è la necessità di farli e di dare a tutti gli ospedali pari dignità, e questo è quello che è mancato nel concorso fatto dalla regione, e questo che andrà fatto, e con questo ragionamento con il gruppo regionale vorremmo fare delle iniziative mirate in regione. Io direi così, un ospedale che deve dotarsi di altre figure professionali, pensiamo ad esempio al reparto di emodinamica ancora in divenire. Il reparto di emodinamica è uno dei problemi più gravi che c'è nell'ospedale di Crotone, e anche una delle ragioni per cui si perdono le professionalità. Non si può chiedere a dei bravi giovani medici di non poter fare appieno il proprio lavoro, che è quello di salvare vite, ma soltanto quello di fare della prevenzione sacrosanta, ma qui poi c'è bisogno anche di dare un corso successivo. Emodinamica, da quello che ci è stato detto sempre nell'ASP di oggi, è stata già acquistata il macchinario, si sta facendo un lavoro da parte dell'ASP di Crotone per riaprire il reparto di emodinamica. Noi controlleremo perché nel minor tempo possibile questo diventi realtà, è utile, è necessario e doveroso per i cittadini della provincia di Crotone.